Eccoci ritrovati a una nuova puntata dedicata alla creatività, care amiche. Anche oggi si parla di Natale, di decorazioni natalizie e una cosa un po' particolare vi voglio presentare. Vi voglio presentare una scatola 3D. Allora ve la faccio subito vedere, care amiche. Quello che realizzeremo è questa bellissima scatola, dove questa è di legno. Però voi la potete realizzare anche in cartone e vi ricordo che potete scaricare dal mio sito creareinsieme.it il cartamodello per creare la struttura. Ma andiamo subito a vedere come decoriamo questa scatola in stile dry brush con le mie pitture chalk. I colori vi ricordo che devono essere sempre mescolati per bene prima di utilizzarli, soprattutto quando i barattoli sono nuovi. In questo modo qua non abbiamo bisogno di primer e andiamo a colorare velocemente tutta la nostra superficie. Allora, se siamo bravi possiamo colorarla sia davanti che dietro, ma anche senza nessun problema, tanto la parte del retro rimane all'interno. Ok, allora mi raccomando, state attenti qui che non dobbiamo andare a bagnare troppo la parte del gancio. Come potete vedere, anche se viene lasciato non colorato, è meglio qui. Qui coloriamo tutto, tanto non si vede quando è montata, perché comunque va a fare un po' il gioco del nostro dry brush. Ecco, non usate mai carte di giornali sotto perché creano po vi potete tirare dietro gli inchiostri del giornale. Allora, fatto questo, andiamo a colorare tutte i nostri pezzi per bene tutto di rosso, perché comunque faremo il dry brush bianco. Ecco, come potete vedere, ho colorato tutto con la chalk rossa. Adesso devo andare a fare la tecnica dry brush utilizzando un pennello molto più duro di pelo naturale, quelli che utilizziamo tipo per la colla e completamente asciutto. Allora, io uso sempre come base per non sporcare il mio retro, che poi andrò a colorare tutto di rosso in un secondo momento. Allora, sposto qua per farvi vedere tutto per bene. Allora, prendo il barattolo del bianco numero 17, immergo il pennello, come potete vedere, vado a scaricare bene questa parte qui e anche questa. Fondamentale quando si fa il dry brush, anche se questa è una scatola 3D, ma potrebbe essere il nostro mobile, io insegno sempre nello stesso modo: va scaricato tutta la parte centrale del colore del nostro pennello. Puntiamo il pennello all'estremità e scendiamo in questo modo. Poi mettiamo più bianco o meno bianco come noi desideriamo. Allora, io voglio che si veda un po' il rosso sottostante, però vedete che in questo caso dà quasi la sensazione di neve, di neve, perché è un decoro. Su un mobile dà questo effetto invece di far vedere sotto il colore sottostante, come se fosse un effetto shabby, molto più facile e veloce. Il dry brush dove si usa, care amiche? Si usa nelle parti piccole, quindi nelle gambe di una seggiola, di un tavolo, nelle buoserie delle porte. Non si usa logicamente su una porta, su un'anta, su una superficie grossa, ok? Quindi anche se questo è semplicemente un piccolo oggetto, ci fa sempre scuola per la tecnica della decorazione del mobile. Ecco qui, andiamo a lavorare in questo modo. Allora, questo è in legno, ma voi vi potete fare il vostro modello anche in cartone e creare le vostre fantasie. Allora, questa qua è una prima parte. Adesso andiamo a vedere
esempio, a fare il dry brush sulla cornice finale, che è importante, e questo qua ci può servire proprio come scuola, proprio per le boiserie delle porte. Come vedete, io carico spesso il pennello, però subito lo vado a scaricare. Quindi partiamo sempre dalla parte più esterna, quasi proprio fuori del nostro oggetto, ok? In questo modo, e si scende più volte. Il mio colore, la mia pittura chalk, ha all'interno, chiamiamola cera, che ti crea proprio questo effetto, ti fa scivolare il colore uno sopra l'altro nel momento in cui io uso il colore con un pennello asciutto. Se invece uso il colore con il pennello umido, come abbiamo già visto nella colorazione del rosso, ho una colorazione completamente uniforme. Ecco, non tutti i colori sono uguali, non tutti funzionano nello stesso modo. Questo è un prodotto sicuramente particolare. Ecco qua. Come potete vedere, è molto veloce. Vi ricordo intanto che termino questa parte, che potete seguire poi anche tutti i miei corsi online sul mio sito creareinsieme.it. Andiamo a vedere quest'altro, quindi ribagno, e faccio anche qui, non vado in orizzontale, vado in verticale, guardate. Allora, a me le scatole 3D come questa piacciono bicolore, cioè non stare a colorare l'albero verde, il tronco marrone, cioè mi piace creare questi effetti. Come mi piace molto fare con sotto il nero per fare le silhouette, le scatole 3D silhouette. Vi farò anche un corso su quello perché è molto carino. Allora, come vedete, dietro non l'avevo colorata bene, ma tanto rimane dietro e non si vede. Allora, adesso ci sono anche tutti questi pezzi da colorare, e anche questi pezzi qua di solito, allora, su un mobile si dovrebbe sempre seguire la venatura del legno perché è più bello. Su questo invece io vado per la parte più lunga perché posso velocizzare e tendo a farlo un pochino più bianco. Quindi ho scaricato meno il pennello. Datemi il tempo di terminare tutto per poi montare la nostra scatola 3D. Mettiamo anche l'altro pezzo, sempre mi raccomando, fate entrare dopo quando è tutto montato, ok? Voi se volete metteteci anche della colla, ma anche a incastro ci può stare. Andiamo a riprendere questi particolari, ma alla fine, quando è tutto montato, con delicatezza andate a chiudere il tutto. Allora, adesso un piccolo dettaglio che non vi ho svelato all'inizio. Esistono delle carte speciali per creare i brillantini, che sono questi rotoli. Allora, con uno si fanno proprio le stelle di Natale, con l'altro si fa l'effetto ghiaccio della neve. Io ho utilizzato questo qua, effetto ghiaccio, ne ho tagliato un pezzo a misura, giusto giusto da incastrare qua di dietro, e la dobbiamo andare a incollare. Come si deve incollare? Allora, possiamo all'interno ci possono essere dei bas possiamo mettere dei bastoncini, o la cosa migliore di tutti è mettere il nostro nastro biadesivo, quello che si usa anche per lo scrapbooking, per i bigliettini e così via, o per le lampade anche l'abbiamo utilizzato, sono nastri abbastanza comuni di varie altezze. La cosa importante è farlo mettere per bene, ecco qua, io ho segnato, e poi si può pure strappare con la mano, ecco qua, e andiamo a incastrare bene il nostro biadesivo. E adesso lo andiamo a mettere anche nella parte superiore.
Allora, se voi siete bravissime, fate davanti e dietro perfetti. Io, come vedete, ho fatto soltanto la parte del davanti. Ecco qui. E andiamo ad attaccare il nostro biadesivo. Ecco qua, togliamo la parte del, che è la cosa più complicata sempre di tutte, tirare via la nostra protezione dello scotch, anche perché qua siamo veramente in una posizione un po' antipatica, ma ci riusciamo, eh. Con un attimo di pazienza ce la facciamo. Ecco qui, preso di qui, e andiamo a tirare via subito anche l'altro, perché così quando lo attacchiamo insieme. Ricordatevi che il tutto deve sempre essere bello bello asciutto. Ci possiamo aiutare con una forbicina a staccare la parte del nostro biadesivo, eh? O con una pinzetta se ce l'avete. Ecco qua che l'abbiamo preso. Un attimo di pazienza che ci riusciamo. Sono sempre queste cosine qua che fanno perdere un sacco di tempo. Ecco qua. Perfetto. Fatto questo, prendiamo la parte del ruvida dell'effetto stelline, starà dell'effetto ghiaccio, starà attaccato al nostro alla nostra base e la parte questa qua, ecco qua, guardate, ha già, vedete che bello che è. Dopo con dietro le lucine prende completamente luce. Terminiamo, ed è per questo che la base, io ve l'ho fatta bianca, ecco qua, che si andrà a incastrare con le nostre, queste parti qua. Ecco qua, perfetto, una di qui. E questa qua andrà nella parte superiore. Qui abbiamo il nostro cassettino porta ricordi o così, un piccolo nascondiglio. Nella parte sotto terminiamo con questa parte qua che si incastrerà con il nostro con la nostra base, e abbiamo un'altra parte nascosta qua, che questa qua di solito, adesso vedete, vi faccio vedere il retro. Ecco qui, vedete che io lo devo ancora colorare, vedete che c'è la base per poter far salire le lucine e tenere nascosto il nostro portapile e così via. Incastrato tutto questo e ben fissato. Non basta, basta semplicemente andare a incollare con un po' di colla a caldo la nostra cornice. Beh, care amiche, siamo arrivate alla fine anche di questa puntata. Io spero che vi sia piaciuta. La scatola, come potete vedere, è per me è bellissima, e soprattutto guardiamo un attimino il dietro, perché comunque ho finito di montarla. Vedete che ci sono ancora dei pezzettini di scotch che tengono ferme le parti che si devono ancora asciugare, ma guardiamo la parte del dietro che non è ancora terminata. Come potete vedere, questa è la pellicola che poi con le lucine si illuminerà, e abbiamo questa parte qui dove si possono attaccare, inserire le batterie delle lucine. In più rimane un piccolo nascondiglio all'interno della nostra scatola 3D, che poi potremo andare a coprire, come potete vedere, con l'ultimo pezzo che va montato proprio alla fine. Beh, care amiche, io spero che anche questo progetto vi sia piaciuto. Vi ricordo che potete sempre contattarmi al mio numero WhatsApp che vedete qui sotto, le mie pagine Instagram che sono Laravella Creare Insieme, la pagina Facebook creareinsieme.it e il mio sito creareinsieme.it. Io vi saluto, vi faccio tanti tanti auguri di buone feste e un buon Natale. Un abbraccio, ciao ciao!